Guerrieri di Luce, io sono Valerio e benvenuti anche oggi in una nuova puntata della Curiosità del Giorno. Di che cosa vorrei parlarvi oggi? Oggi, più che parlarvi, vorrei fare una considerazione, no? Perché spesso quando pubblichiamo i nostri video, i nostri post, le nostre considerazioni, i nostri insegnamenti, siamo accusati dalle persone che credano solo ed esclusivamente alla scienza, di fare delle pratiche che non hanno degli scontri scientifici, no? Spesso ci viene chiesto, ci viene detto: ah, ma voi fate questa cosa, fate questo rituale, però poi non c'è un riscontro scientifico per dire che quello che state facendo è vero o no. E hanno ragione perché nello sciamanesimo e nella magia non c'è un riscontro scientifico delle cose. Non si fa un rituale e poi alla fine del rituale c'è una formulina matematica che ci dice: ah, quello che è stato fatto bene, viene riproposto e quindi è perfetto. Non c'è questo, quella è scienza, no? Noi stiamo parlando di sciamanesimo e di magia, dove alla base c'è la fede in quello che facciamo, la fede negli eventi, la fede nei nostri spiriti alleati, la fede nelle nostre pratiche. Quindi una delle riflessioni che una persona dice è, cioè una riflessione che mi viene da dire è: ok, le persone che si occupano di scienza, che credono fortemente in tutto ciò che è scienza, possono non capire questo mondo, il mondo della magia, il mondo dello sciamanesimo, ma sicuramente le persone quindi che si occupano invece, le persone religiose che si occupano di religione, questa cosa la capiranno benissimo. Del resto loro, anche loro si occupano di fede. E in realtà però non è così, no? Anche le persone vicine alle religioni molto spesso ci accusano che le nostre cose non sono scientificamente provate. Un po' assurdo, no? Che venga detto da persone che sfidano che hanno fede in dogmi, che hanno fede anche loro in cose non scientificamente provate, quindi dovrebbero capirti. In realtà no, anche loro ti dicano: ma come hai fatto questo rituale di estrazione delle energie negative, come fai a dire che le energie negative sono state estratte? Non è scientificamente provato. O te incontri i tuoi spiriti alleati, effettui l'accompagnamento dei defunti, ma come non è scientificamente provato che tu porti l'anima oltre il barco, no? È un po' assurdo, no? Che da chi si occupa di religioni, che ha fede nel suo dogma, nella sua religione, ti accusi te di questa cosa. E quindi niente, ieri sono andato a letto un po' con questo pensiero che mi frullava nella testa. E niente, era un po' tutta la giornata che riflettevo su questa cosa. Poi ieri sera, quando sono andato a letto, mi sono messo a leggere un po', come faccio spesso prima di addormentarmi per prendere sonno, e mi sono imbattuto in un capitolo di un libro che stavo leggendo. In realtà l'avevo un po' abbandonato nell'ultimo periodo, però è un libro che, diciamo, stavo leggendo 2 o 3 pagine il giorno a tempo perso, un libro molto interessante. E quindi ho letto questo capitolo che mi sembra interessante sull'argomento, casualmente mi è capitato proprio ieri sera, e niente, ci tenevo a leggerlo anche a voi, tanto è un capitolo abbastanza breve, è un estratto, è estratto dalle parole dello sciamano. E il capitolo, guarda caso, si chiama proprio Sciamanesimo e Scienza. Io ve lo leggo perché mi sembrava, ripeto, interessante sull'argomento. La scienza è l'unica religione assoluta in cui credono gli occidentali. E ci credono tutti,
anche quelli che dicono di non crederci, perché ne siamo imbevuti fin da piccoli, così come nel Medioevo tutti erano imbevuti di cristianesimo e nessuno ne metteva in dubbio fondamenti, neanche quelli che lo contestavano. Chi effettua l'intervista, perché è una vera e propria, questo libro si basa proprio un'intervista a uno sciamano, gli chiede: quale potrebbe essere la relazione tra sciamanesimo e scienza in futuro? Lo sciamano risponde: Yano se, non lo so. Non ho avuto delle visioni ancora. Tendo a pensare una cosa che a me non piace, che cioè si ripeta quello che c'è stato alla fine dell'impero romano e all'inizio della civiltà cristiana. Cioè, penso che ci sarà una visione nuova, più sciamanica del mondo, e si farà una specie di sincretismo con quella scientifica, come si è fatto a suo tempo con il cristianesimo, che si è fuso con la filosofia greca. Se uno li guardava, erano incompatibili, però si sono fusi lo stesso. Io penso che accadrà qualcosa del genere, perché la scienza non può essere abbandonata, ma d'altra parte è una follia che porta la gente a buttarsi dalla finestra. Non ha prospettive e non dice niente sul senso di nessuna cosa. O meglio, ci prova anche a dirlo, perché gli scienziati hanno la pretesa di diventare i nuovi sacerdoti. Ma tutto quello che dice è soltanto di superficie, quando in teoria la scienza dovrebbe guardare in profondità quello che c'è nella realtà. In effetti, chiunque si accorge che dice soltanto delle cose che riguardano l'apparenza, e il motivo è che la scienza materiale è l'apparenza della vera realtà. C'è una realtà più profonda, che è quella spirituale, e che nella scienza non si vede. Quindi tutto quello che ti dice la scienza su cos'è la vita, su come funziona, non è altro che una descrizione di meccanismi, ma non è la realtà, non trova un senso all'esistenza. Questo è un serpente che si morde la coda. È come dire: tu vivi allo scopo di vivere. Lo scopo della tua vita è mangiare, essere più forte, avere un miglior territorio e procreare, così tu continui a vivere attraverso i tuoi discendenti. Ma questo non è uno scopo, così tu vivi allo scopo di vivere. Non dice niente, e tutto quello che racconta la scienza è così. Magari gli scienziati non se ne accorgono, magari neanche le persone che li ascoltano, però lo sentono dentro, sentono il vuoto. Quello che la scienza propone è soltanto vuoto. E gli viene posta un'altra domanda allo sciamano: la scienza ha qualche valore per lo sciamano? Lo sciamano risponde: certo, sarebbe come se, visto che mi sposto in macchina, mi chiedessi: per uno sciamano è importante il meccanico? Sì, mucho. Perché naturalmente può aggiustare la mia automobile e farla funzionare bene, ma il meccanico non è in grado di dirmi perché io vado in un certo posto in macchina, e neanche di dirmi dove andare. Allo stesso modo la scienza è molto utile, come il meccanico, ma non è in grado di fornire un senso. Questo è evidente, però sembra che nessuno se ne accorga con la mente, ma col cuore le persone se ne rendono conto e sentono vuoto. Allora io penso che si farà una specie di sincretismo tra scienza e spiritualità, tirando fuori delle cose assurde, probabilmente, però questo creerà una nuova civiltà. E sarà necessariamente una civiltà dove ritornano gli dèi, che già da tempo sono stati buttati fuori. Per forza di cose dovranno essere molteplicità di spiriti e di dèi, non un unico Dio. Quella è stata la disgrazia. Questo era l'estratto che vi volevo leggere, che mi sembrava interessante. Non so cosa ne pensate di questa cosa. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di quello che ho letto.
E niente, se siete arrivati fin qua, come sempre, mettete un like al video, iscrivetevi al canale mio di Josué, il nostro canale YouTube, che come sapete è il viaggio sciamanico. E niente, io anche oggi vi saluto nel mio modo, che è quello di mandarvi un bacio, un grande abbraccio, e noi ci vediamo prossimamente in un'altra puntata della Curiosità del Giorno. Ciao!